Quando avevo 12-13 anni, abitavo in una banlieue genovese che si intitola Origina e tutte le domeniche con la mia famiglia, al colmo della lussuria, andavamo in vacanza in un'altra banlieue genovese, collinosa come Origina, che era la Valpolcevera e specialmente Bolzaneto, perché a Bolzaneto una cugina di mia mamma aveva una tabaccheria. Aveva questa tabaccheria e una figlia che aveva un paio d'anni più di me, molto bella, che si chiamava Stefania. E io di questa cugina ero segretamente innamorato. E mentre le nostre mamme parlavano, noi giocavamo e ricordo che una volta, perché allora c'erano nelle tabaccherie le bandierine in plastica delle squadre di calcio, erano piccoline da piantare nella sabbia o nella terra. E un giorno mi regalò la bandierina del Venezia, con le strisce verdi e nere. Anni dopo, vari anni dopo, ero al Palalido di Venezia con Francesco Guccini, aprivo il suo concerto e mi arriva la notizia che mia cugina Stefania è morta di parto. Allora, tornando verso la terraferma, perché eravamo al Lido e quindi portavamo gli strumenti con la barca, in pratica. E ricordo che avevamo suonato di pomeriggio e quindi nella luce del tramonto mi viene in mente una canzone che scrivo di getto poi la notte stessa. Ma non trovo il coraggio di farla ascoltare a Guccini per vari mesi. Poi arriva il tour del 78, tour estivo, e il giorno in cui l'Argentina vinse i mondiali di calcio, credo il 30 giugno, eravamo al Teatro Greco di Siracusa a suonare. Dopo il concerto andammo vicino a Marina di Ragusa, noto Marina, dove l'ingegner Solaroli, che era un amico di Francesco, che aveva la curiosa abitudine di dormire in piedi, aveva curato l'impianto di depurazione di questo hotel. E andammo lì e a bordo piscina cominciamo a parlare, a cantare. Era il tour del 78, detto il tour della vodka, perché a ogni tour era dedicata una sostanza liquorosa. E completamente ubriaco, verso le 4 del mattino, trovai il coraggio di far ascoltare questa canzone al maestrone, così i suoi musicisti chiamano e chiamavano Guccini. E lui rimane profondamente colpito, ma anche profondamente turbato. Continua a dire: bellissima, è bellissima, ma non. Molti anni dopo, nel 2015, ho saputo, leggendo la sua prefazione a questa canzone che lui poi interpretò, raccontò cosa era successo, come mai quella sua reazione, che allora non mi disse. Racconta in questa prefazione, in questa sua raccolta di suoi successi, che avrebbe voluto chiedermi di interpretarla come poi fece, ma rinunciò perché in quel momento sua moglie era incinta di sua figlia Teresa, che ora è una signora naturalmente. E quindi, dato l'argomento che era la morte di parto di una ragazza, preferì aspettare. Aspettò 3 anni e poi nell'81 la incise nell'album Metropolis. La canzone crea questo parallelo fra questa città straordinaria al confine fra l'Europa e l'Oriente, con questo passato glorioso al confine fra il passato e la società industriale di Porto Marghera, allora era un polo siderurgico pazzesco e inquinatissimo. E quindi il rapporto fra queste due città, fra questa città morente, fra questa città in transizione, e questa ragazza che morente e che
e che vai in un posto dove vanno tutti quelli che se ne vanno. E lascia un bambino e quindi ci lascia in eredità la città di Venezia, il suo passato, la sua sospensione, il compito di discernere fra quello che vale nella vita, quello che non vale, ciò che è cartolina, che può essere venduta in una tabaccheria, ciò che è società dello spettacolo, ciò che è esteriore, ciò che è profondamente vero e la realtà dura madre, come direbbe il mio amico Maurizio Maggiani, che poi ci risveglia e a volte ci fa rendere conto di galleggiare, di sprofondare, di essere qui a livello del mare, come alcuni quadri del mio amico Sandro Luporini dipingono, l'autore di Giorgio Gaber. Lui dipingeva delle bocche di uomini e donne che si baciavano sul pelo dell'acqua. Ecco, questo senso della sospensione fra due mondi, fra la ragazza e la città. E la canzone è questa qua. Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare. La dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti che cercano in mezzo alla gente l'Europa o l'Oriente, che guardano alzarsi alla sera il fumo o la rabbia di Porto Marghera. Stefania era bella, Stefania non stava mai male, ma è morta di parto, gridando in un letto sudato di un grande ospedale. Aveva 20 anni un marito, l'anello nel dito, mi han detto confusi i parenti che quasi il respiro è inciampato fra i denti. Venezia è un albergo, San Marco è senz'altro, anche il nome di una pizzeria, la gondola costa, la gondola è solo un bel giro di giostra. E via, e via, e via.